Ma allora diciamo che RFI sta realizzando in tutta Italia un programma che riguarda 500 stazioni di tutta la rete nazionale, dove stiamo facendo l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi di inserimento di marciapiedi, scale mobili, alzamento dei marciapiedi per facilitare l'incarrozzamento nel treno. Stiamo elaborando, e qui per l'Expo sarà il prototipo e lanceremo questa applicazione, questa app che tutti gli utenti del servizio ferroviario potranno utilizzare per orientarsi nel loro viaggio. Una sorta, come potrei dire, di journey planner, cioè la pianificazione del viaggio attraverso un applicativo che li guiderà nelle coincidenze, oppure magari nel potersi muovere come turisti nell'intorno della stazione e scoprire quali sono le cose che possono essere visitate. Questo applicativo sarà sperimentato per la prima volta in Lombardia nelle stazioni più collegate all'evento, dove appunto si attende una grande quantità di persone, soprattutto straniere, che si avvicineranno all'Italia. Poi ovviamente la brandizzazione delle stazioni per quanto riguarda l'evento è solo in Lombardia, sono 18 stazioni del network ferroviario, ci sarà comunque anche Torino Porta Susa e la presenza del marchio Expo anche nelle maggiori stazioni italiane, Roma, Firenze, Bologna, Venezia, quindi il marchio Expo che richiami anche a coloro che vanno in quelle città il fatto che qui a Milano in quei 6 mesi c'è questo evento.